parterre di ospiti altamente funzionale al messaggio che volevamo lanciare. Abbiamo ricordato con questa data, il 19 di luglio, i caduti della strage di Via D'Amelio, il giudice Borsellino e tutti i colleghi della nostra scorta, ad iniziare da Emanuela Loi, la prima donna appartenente alle forze di polizia uccisa dalla mafia. Abbiamo voluto ricordare, in occasione del 20° anniversario dei tragici fatti di Genova, quello che successe in quella piazza Rimonda, dove è morto un ragazzo, un Carlo Giuliani, ma contestualmente è morto una vittima vivente, un concittadino mio, un ragazzo di Catanzaro, Mario Placanica. Mario Placanica non è più il ragazzo di 20 anni fa, non solamente fisicamente, soprattutto psicologicamente. Una vita completamente distrutta da quei fatti, uno Stato che ha abbandonato completamente un suo appartenente, un suo servitore in divisa, e là noi abbiamo voluto ricordare, abbiamo voluto come dire, accostarci alla storia di Mauro Placanica, perché in quella camionetta, quel 20 luglio di 20 anni fa, ci poteva essere ciascuno di noi, ci poteva essere qualsiasi appartenente alle forze di polizia, qualsiasi poliziotto, qualsiasi carabiniere, qualsiasi finanziere, e bisogna finirla di parlare di un inesperto messo in un servizio d'ordine pubblico. Chiunque si poteva trovare in quel frangente di secondo a reagire nello stesso modo o anche in modo peggiore. Mario purtroppo è una vittima del sistema, è una vittima del sistema completamente abbandonato il giorno successivo a quello che è successo. La sua amministrazione parlava già di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri. Noi siamo stati vicino per i motivi che ho appena detto. Ma Mario poteva avere un supporto concreto da parte di questo Stato, a iniziare un supporto psicologico che è mancato. Mario si è entrato in un circuito che auguriamo a chiunque di non dover entrare. Mario è entrato nel circuito purtroppo della droga, Mario è entrato nel circuito della depressione. Mario ha avuto dei frangenti della sua vita che l'hanno completamente distrutto, a lui e alla sua famiglia. E per questo dimostriamo ancora una volta la nostra vicinanza a Mario Placanica, ai tanti Mario Placanica che potrebbero in un futuro esserci, e auspichiamo e ci auguriamo che non ci siano, e alla sua famiglia e alle rispettive famiglie di chi verrà un futuro. Io avrei da farle solo una domanda, dottor Brugnano, e poi davvero chiudiamo l'intervento, perché il dottor Brugnano è sempre una persona molto disponibile, no? Quindi non voglio rubarle tanto tempo. Allora, il dottor Maccari prima ci spiegava appunto di questo spray al peperoncino che spesso dovete lasciare negli uffici prima di entrare. A volte quando si è armati bisogna comunque, tra virgolette, non usare l'arma. Che cosa si deve fare? Che cosa accade? Come ci si deve comportare? E sono anni che non lo chiediamo alla politica, di come dobbiamo comportarci, a questo Stato che dovrebbe esserci al nostro fianco. Vogliamo capire chi difende i difensori, chi ci difende, perché è facile, noi siamo a servizio dei cittadini, difendiamo noi i cittadini, difendiamo noi le istituzioni, difendiamo noi lo Stato democratico. È difficile trovare chi c'è al nostro fianco. Una frase storica di uno slogan che avevamo coniato è "chi difende i difensori". Questo slogan è continuo, continuiamo a rilanciare. Purtroppo sono anni che noi chiediamo quali sono le regole di ingaggio, quali sono le nostre modalità di intervento quando ci troviamo in determinati frangenti, che non è solamente l'ordine pubblico come è successo a Genova, ma sono situazioni delicatissime che si ripetono giorno dopo giorno, che può essere l'arresto di uno spacciatore, può essere l'arresto di un ladro in mezzo alla strada, può essere qualsiasi cosa. E purtroppo noi abbiamo come arma di dotazione sempre quella solita stessa arma, che auguriamo di non usarla, perché nel momento in cui lo usiamo poi si apre qualsiasi tipo di procedimento nei nostri confronti. Bene, io la ringrazio come sempre, grazie al dottor Giuseppe Brugnano, e così proprio con la sua presenza voglio chiudere questo convegno. Grazie ancora, mi raccomando, condividiamo la diretta perché è un passaggio davvero importante. Da Valentina tutto, Catanzaro Village, buonanotte, ciao.